conosciuto Antonio Montinaro e ha vissuto con Tina Montinaro molti momenti di emozione personale prima ancora che professionale. Assolutamente sì, è sempre un'emozione, soprattutto questa sera, essere qui nel paese natale di Antonio Montinaro, in un paese che lo ricordava come un ragazzino partito da giovane uomo per essere poliziotto, per entrare nelle scorte, per fare il proprio dovere ad ogni costo, nonostante consapevole dei pericoli. Io l'ho conosciuto che era un agente preciso, puntuale come gli altri, che pensava alla sua famiglia, a sua moglie e ai suoi figli, ma non si è tirato indietro, nemmeno nei momenti più difficili, fino a quel maledetto 23 maggio 92. Era talmente affettivo che ha ricordato il suo nomignolo per il suo amore per il mare. Assolutamente sì, era il suo nomignolo che ho preso questa sera qui, Pesciolino, che è un nomignolo affettuoso, perché anche da ragazzo basta guardare il figlio Giovanni per capire come fosse, basta guardare le fotografie che sono dappertutto, un tratto delicato, un grande sorriso, la voglia di vivere ma anche di fare il proprio dovere, con grande semplicità. Che impressione le fa ogni volta che vede la Quarto Savona 15? È un'impressione che mi ferisce, che mi fa pensare al dolore, che mi fa pensare a quei momenti, e che però una donna, grande donna come Tina Montinaro, è riuscita a trasformare un momento di dolore in un momento di insegnamento per i più giovani, per la legalità. Lasciamo libero Pegaso TV e la TV delle buone notizie e del Giubileo dell'Educazione. Un appello per i giovani che guardano questa TV. Il rispetto delle regole, se vogliamo un paese diverso nessuno si deve ritirare indietro, dai più piccoli ai più grandi, rispettiamo le regole ragazze.